giornalista, poeta, scrittore in lingua piemontese, drammaturgo, alpinista. Arrigo Frusta fu uno dei primi e più importanti sceneggiatori del cinema muto italiano. A 50 anni dalla sua morte, il Consiglio regionale con il Museo Nazionale del Cinema e il Centro Studi Piemontesi ne omaggiano la memoria con un'esposizione nella Biblioteca della Regione, visibile fino al 22 novembre. Tre conferenze con letture e proiezioni sono poi dedicate alle sue diverse attività creative. Arrigo Frusta è stato tra i primi sceneggiatori italiani, cioè tra i primi intellettuali che lavorarono per il cinema, che scrissero film, che quindi concorsero al decollo di Torino come capitale del cinema italiano e internazionale. E fu uno di quei giovani intellettuali che nel primo Novecento decisero di investire le proprie risorse creative su un'industria nuova dell'intrattenimento qual era il cinema. Quindi fu certamente un intellettuale lungimirante e precoce da questo punto di vista. Arrigo Frusta in realtà è lo pseudonimo di Augusto Sebastiano Ferraris, che è stato un grande protagonista della, possiamo dire, della Belle Époque torinesi. Come Centro Studi Piemontesi ce ne siamo sempre occupati come scrittore poeta piemontese. Lui comincia a scrivere in piemontese sul birichin, pensate, e continua a scrivere, a pubblicare e pubblica poi sui brandè di Pininpacot. Ha scritto diversi libri di poesia e il Centro Studi conserva un fondo di libri, documenti di questo grande protagonista della cultura piemontese a cavallo tra 8 e 900.